disattivato su Facebook il profilo della signora Losaccio in seguito al suo intervento a messa in scena su Radio Street. L'account Facebook del personaggio satirico protagonista in rete e all'interno del programma su Radio Street condotto da Manuela Modica, in onda ogni mercoledì, è stato disattivato dopo l'inserimento dell'intervento della signora Losaccio a messa in scena mercoledì scorso, nel quale commentava con il suo classico stile pungente e ricco di doppi sensi il tema della puntata, il quaderno redatto da esperti sull'astuto irone. Immediata la reazione del popolo della rete messinese e non solo, che ha espresso solidarietà e sta invitando Facebook a ripristinare l'account disattivato, anche se nel frattempo è stato creato un nuovo profilo della signora Losaccio. Ed è arrivato il momento più atteso di messa in scena, la telefonata con la signora Losaccio, la nostra opinionista d'eccezione. Signora? Com'è? Signora Losaccio, sono Manuela. Com'è? Signora, sono Manuela Modica, siamo in diretta su Radio Street. Oh, signora Manuela, ecco. Ma perdoni. Non l'avevo riconosciuta, pensavo che era da sconchiuduta della mia amica Cettina. No, signora, siamo in diretta su Messa in Scena e oggi parliamo del Tirone. Oh, brava. Niente più ponte sopra lo spettro, niente più monnizza e niente frane. Ha visto. Finalmente oggi parliamo di un argomento che mi piace molto anche a me. Davvero? Sì, mi interessa. Ah, bene, si interessa pure di architettura e di trasformazione urbana. Ma quale trasformazione umana, figlia? Oh. Io parlo del mio attore preferito. Tirone Power, quanto era figo, figlia, peccato che ci dissero che era Finocchio. Ma signora, non stiamo parlando di Tyrone Power. Ah, non parliamo del papà di Abano e Rimina? No, mi riferisco al Tirone, il quartiere. Ah, figlia, capia, il caso Marrazzo. Cosa c'entra il caso Marrazzo, signora? Maurizio, lei, che oggi no. Parliamo del Tirone, il tiro di cocaina, no. Zucata dalla guantiera, sì, e zucanno, Marrazzo per diurazzo. Ma signora, ma io mi riferisco al quartiere Tirone, su, non ricordo, ne avevamo già parlato in un'altra telefonata. Ah, sì, certo, figlia, Uterone, che non sta nei baraccati. Quello. Sì, che vuole di mia con quelli cialli del Tirone, gioia? Io sono una bella casa, con tanto di armadi a muro, un segato, e due cabinetti per servizi e un balconcino chino di crasse. Signora, torniamo all'argomento del giorno, vuole? Vuole, forza. Ecco, dicevo che in una nostra precedente conversazione abbiamo discusso delle polemiche relative al progetto Stu Tirone. Oggi invece il tema, in effetti, è il quaderno Q Tirone. Q Tirone. Ma Q-Tirone, gioia, se sfogasse con mia figlia. Bene, io gliele servono una piattaggia, ma no, comunque. Forse allora capia, Q-Tirone, noi tironiamo, voi tironate. No! Sì, figlia, e se tironano, a mia peirebbe, ma vanno su, capivamo che ma vanno a mia peirebbe. Signora, no, tratteniamoci, guardi, sono già frastornata, ma cosa ha capito? Dunque, al quaderno hanno lavorato architetti, ingegneri e geologi al fine di trovare un'alternativa al megaprogetto che prevedeva, tra l'altro, un palazzo di 15 piani, cose, nel pieno centro storico della città. Ah, sì, ma arrivavo troppo tardi, arrivavo sti architetti, ingegneri, geologi, come dici lei. No. Il concorso lo vince mio figlio tanto. Che c'entra ora suo figlio Ciccio? Sì, perché sa, mio figlio è il classico messinese scecco. Beh. Non sa fare niente, non e capisce qui? Niente, allora... e infatti sta facendo carriera. Oh. Poveri noi. Sì, come poveri noi? Come si permette, figlia? Ciccio è specializzato. Ah sì, è in cosa? Perché all'inizio dell'anno 80 si era specializzato a fottere stereo. Ma come? Sì, delle macchine. Poi si è messo la testa a posto, sì, e ha fatto la scuola serale di geometra nel carcere dei cazzi. Davvero? Suo figlio è stato in carcere? Sì, tesoro, e sono orgogliosa di questo. Pure. Sì, perché lui accetta le sue errori, no, come Marrazzo. E ancora con Marrazzo, signora. Sì, figlia,
che a Roma ci sono griti che morono di fame e io scattava 5.000 euro di giocaina per smanettare il marrugio a Natalia. Ma signora lo saccio! Sì, sì, Gioia, e siccome sto marrugio di Natalia e sta giocaina erano tutte per uso suo personale, non lo possono condannare. Signora, la supplico, la prego, torniamo al nostro argomento. Ha ragione, Gioia. Allora, parlavamo di mio figlio Ciccio, che si pigliava le sue responsabilità e finì carcerata, giusto? Ma cosa c'entra suo figlio con il Tirone? Perché prima poi ha detto che vincerà un appalto? E perché Ciccio nel suo progetto, un tuo quaderno, acquacette per Tirone, ci ha disegnato un palazzo più alto di quelli di sto progetto un palazzo di 80 piani che si vede pure da Torino e persino di Giuscia, figlia. È una specie di torre gemella, missinisi, che però per Dio ha Sosoro gemella, capito? Ma è assurdo, signora Losaccio. Ma perché, figlia? Cosa ha immaginato di realizzare Ciccio in una struttura di 40 piani? Avanti. Allora, per realizzare, perché il quaderno si intitola Coglioni, sì, sottotitoli. Signora. Non ci volevamo avere più niente a che fare. Quindi, questi coglioni, stu coglioni, non ci volevamo avere più niente a che fare. Il che vuole signora, dire? La prego. Signora, ho capito, ma ci spieghi meglio, per favore. Se lei mi fa parlare ce lo spiego, ma sì, oggi lei è peggio, figa, è peggio da pappagliata di cosa, di Cristo Re, Gioia. Addirittura. Eh sì, allora funziona così. Sentiamo. Ora che si sciariaro pure in Parlamento, fine va a finire che finisce di finire il governo. Cioè finiu, che fine finiu, questo fine finiu e ci sono le elezioni anticipate, va. No, non è esattamente così, almeno non ancora. E come no, figlia, è così, no. Quando ci sono le elezioni anticipate a Messina non si vota per chi deve diventare sindaco, assessore, ma i messinisi decidono a cui non vogliono più avere in mezzo ai coglioni, tramite questa cosa di mio figlio Ciccio, capito? Decisamente no, signora Losaccio. Ma è logico, figlia, in quel palazzo di 80 piani Ciccio ci vuole costruire il nuovo carcere di cazzi e ci inchiudiamo lì in questo bello palazzo a tutti questi politici, ingegneri, Saudafossi e Mancescodda di Messina. Che dici lei, Manovelluccia, forza? Signora, dico che il tempo a nostra disposizione è finito, quindi la saluto. Male. Esatto, le do appuntamento mercoledì prossimo. Saluto anche i nostri radioascoltatori. Messa in scena, ritorna mercoledì prossimo con Manuela Modica e la signora Losaccio.